Dio non ti abbandonerà mai. In 2 Timoteo 4, 16, 17 è scritto: «Tutti mi hanno abbandonato, il Signore mi ha assistito». Quando qualcuno che ami muore, vuole il divorzio, ti abbandona, vieni profondamente ferito. Nemmeno Paolo ne fu esente. Ecco alcune delle sue ultime parole. «Timoteo, cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha lasciato e se n'è andato. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli». Il fatto è, puoi sopravvivere senza gli altri, ma non puoi sopravvivere senza Dio. Ecco perché Egli rimuove ciò che ci rende dipendenti dalle persone. Egli invia alcune persone nella tua vita come aiuto per edificare la tua fede e sviluppare il tuo carattere. E una volta andate, per lasciarti con la sicurezza che Dio ha il controllo. La perdita dei tuoi nostri cari. 1. Sviluppa i tuoi muscoli spirituali. 2. Mette alla prova la tua resilienza. 3. Ti mostra l'estensione della potenza di Dio. Quando Mosè morì e Giosuè fu lasciato al comando, Dio gli disse: «Come sono stato con Mosè, così sarò con te». C'è qualcosa che Giosuè non avrebbe mai potuto imparare mentre Mosè era ancora in vita, ed è una lezione che non puoi imparare guardando qualcun altro per avere delle risposte. Perciò rivolgiti a Dio. Colui che ha calmato la tempesta nel Mar di Galilea può calmare anche ciò che ti turba oggi.